darsi che noi si abbia qualche significato. Così il cieco Ham si rivolge al suo cinico servo Clove, una domanda asciutta, precisa e inequivocabile, con cui Samuel Beckett improvvisamente spezza il gioco verbale di quello che lui stesso definì un match teatrale per mattatori, dove ambiguità, comicità e umorismo sempre lasciano spazio alle possibilità della logica per incollarci senza scampo alla sedia della nostra condizione umana. Questa è la sfida e questi gli scogli di finale di partita, un classico della drammaturgia del Novecento che lo scorso 19 marzo il Teatro Tessone ha riproposto al pubblico con successo, grazie alla magistrale regia di Franco Branciaroli, qui anche primo protagonista. Bellissima prova d'attore a parte, la regia tuttavia non ha potuto prescindere dal rigore della drammaturgia becchettiana, tanto puntuale e precisa da indicare in copione persino i minuti di silenzio per l'attore. Così, scavando all'interno dello stesso testo, Branciaroli insieme a Tommaso Cardarelli, Alessandro Albertini e Lucia Ragni, anch'essi peraltro ottimi attori, ha scoperto la propria cifra interpretativa, a partire dal peso di un linguaggio densissimo di significati, di cui sono state estremizzate le potenzialità comiche, che se da un lato ne hanno alleggerito la frizione, dall'altro ne hanno scatenato l'ironia tragica sottesa. L'opera fu pubblicata in francese nel 1957, con il titolo Fin de partie, e tradotta l'anno successivo dal drammaturgo irlandese con il titolo Endgame. Forse in nome della prima composizione o forse in nome dell'antico desiderio di Beckett di far recitare Peter Sellers nella parte di Ham, Branciaroli ha colorato il suo personaggio con accenti francofoni, trasformandosi in una sorta di moderno ispettore Clouseau. La finezza della scelta non è bastata tuttavia ad allontanarci dall'evidenza di una precarietà umana che non trova la dimensione del proprio esistere e che vive nell'infermità la propria mancanza. Ham che non ci vede, Clove che non si può piegare, un padre e una madre ridotti a monconi dentro due cassoni della spazzatura, sono infatti abitanti non poi tanto anomali di un mondo sospeso nel vuoto, reso qui palpabile dalla splendida scenografia di Margherita Palli e dalle luci di Gigi Saccomandi, un cubo a mezz'aria dai toni grigiastri e accecanti, che con violenza nonché delicatezza hanno sottolineato i contorni di oggetti intrappolati da muri magmatici. Un magma che nasconde, che soffoca e che imprigiona. Altro non è che respiro di finale di partita. Respiro che Branciaroli sente ancora profondamente attuale e non incasellabile nei canoni della cosiddetta drammaturgia dell'assurdo. Paradossalmente, ci dice il regista, i testi di Beckett oggi non sono più assurdi, si sono avverati. Il mondo rappresentato è quanto resta dell'ultimo naufragio e anche i personaggi in gioco sono i resti della deriva. Lo spettacolo, che ha debuttato nel marzo del 2006 in occasione del centenario della nascita di Beckett, è stato vincitore insieme a Vita di Galileo del premio Verezium 2007 al Festival di Borgo Verezzi, oltre che finalista Premi Eti 2007. Queste le nostre impressioni sullo spettacolo. Per approfondimenti e nel caso vogliate dire la vostra, vi esortiamo a scriverci sul blog del Testoni www.teatrodicasalecchio.it. Nel frattempo vi aspettiamo per il prossimo appuntamento. Buona giornata e un saluto a tutti da Lucia.